Buongiorno amici del canale, oggi siamo in esterna perché carteggio tutto il giorno. Sì, questi bei mobili sono in pieno legno massello, ho avuto la fortuna di ritirare da un appartamento molto bello di Torino questo bel mobile che era in una bella cucina molto grande e voglio proprio rendere omaggio a questo mobile modificandolo, voglio lasciarlo al naturale, voglio che il suo legno respiri utilizzando delle maniglie bellissime, molto industriali, e renderlo stramoderno. Ovviamente poi si proteggerà con prodotti Magic Paint specifici per quest'uso, eccezionali. Ma colgo l'occasione per insegnarvi come si carteggia tutto, dalla A alla Z. Quale levigatrice usare, quali non usare, le carte giuste, i movimenti da fare, proprio tutto dalla A alla Z. Partiamo! Iniziamo proprio togliendo le ante, sì, perché le carteggio da coricate, faccio molta meno fatica, sono più brava, più precisa, ma soprattutto parto direttamente togliendo i pomelli. Perché? Perché i pomelli sono avvitati in questo caso, ma vanno cambiati. Quindi l'unica cosa che farò oggi è tappare questo buco con una pasta apposita, uno stucco bicomponente apposito che diventerà molto rigido e che tapperà i buchi, in modo che quando verranno coperti dalle maniglie non si vedranno più i buchi. Ovviamente, purtroppo, questo bellissimo sistema di apertura e chiusura sarà modificato, non ci possiamo fare nulla, la maniglia farà la differenza e quindi metterò delle calamite. Tutto questo cambiamento per farvi vedere che anche al naturale questo mobile sarà veramente spettacolare. Ecco qua. Leviamo le maniglie e anche le porte. Per la precisione, oggi tolgo anche questa parte di cerniera. In questo modo riuscirò a essere molto più precisa e liscia quando passerò la levigatrice, sia sulle ante che sulla struttura. I pochi casi in cui io carteggio è o perché la vernice scrosta, o perché voglio il legno grezzo che respiri, quindi lo devo esaltare poi in un secondo modo. In questo caso è la prima volta che vi faccio vedere un intero mobile solamente trattato appunto con la levigatrice, con prodotti per far esaltare il legno, ma non lo coloro. Perché? Perché è importante allo stesso identico modo. Bisogna avere però delle competenze, non si carteggia così tanto per andando nel primo supermercato che si trova, dove si prende la prima levigatrice che si trova di qualità dubbia. No, la levigatrice è fondamentale, non è solo importante, la levigatrice deve essere ottima, perché una cattiva levigatrice fa dei danni irreparabili. Spesso si vedono su certe riviste mobili belli, legno grezzo, e dici ma perché non lo faccio anch'io, cosa ci vorrà mai? Ci vorranno le competenze, ci vogliono i giusti prodotti. Io utilizzo Makita in questo caso, perché è un'ottima levigatrice, dalla piastra morbida. Ah, questo è una delle cose più importanti che ci sono, piastra morbida, ma soprattutto piastra morbida intercambiabile. Cosa vuol dire? Se è usurata, se è rovinata, se è scollata, con pochi euro la cambio. Semplice cacciavite, svito, quattro viti, la tolgo, riavvito e ne metto una nuova. Non va mai alla fine. Motore ottimo, pezzi intercambiabili. Questa è la prima cosa che voi dovete guardare quando comprate una levigatrice. Seconda cosa, motore importante, sì, ma anche la velocità, l'impugnatura e la velocità. L'impugnatura, perché noi donne, siete quasi tutte donne, quasi, avete una mano un po' più piccola di solito, e il motore deve avere diverse potenze. Perché? Perché non sempre serve la potenza massima. Quindi qui la regolazione è dall'1 al 5, importante. Se devo levigare con più potenza, lascio il 5. Se voglio andarci più piano, voglio testare la carta, voglio testare il materiale, voglio cercare di capire se è legno massello, parto pian pianino con una grana molto morbida e col motore al minimo. Quindi importante anche la potenza del motore. Le forcelle servono apposta per pinzare bene la carta in modo molto solido, molto fermo, molto stretto. E poi le carte. Ecco, le carte vi consiglio di non comprarle adesive, di quelle che si applicano su quelle levigatrici
che girano, no, le levigatrici che ruote orbitali spesso fanno dei danni, soprattutto quando non si è molto 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 esperti. Perché? Perché vanno a fare questo movimento rotatorio che crea dei graffi spesso sul legno. Perché? Perché le vecchie vernici si scrostano in certi punti, trattengono dei micro pezzi che man mano che voi la passate avanti e indietro creano quasi dei circoli, degli intagli nel legno che sono veramente brutti, antiestetici e rovinano il legno. Quindi mi raccomando, prima di tutto cercate di capire quale levigatrice utilizzate. Lei è semplice, vibra, non gira ed è veramente ottima perché va bene per qualsiasi tipo di restyling, dal più piccolo al più grande ed elaborato. Carta, la carta è importante. Io raramente utilizzo una carta sotto i 100. 100 cosa vuol dire? Più il numero è basso, quindi 40, 60, 80, 100, più la grana è grossa, grezza, graffia di più. Mentre più il numero è alto, tipo in questo caso adesso la 150, più è fine, quindi graffia di meno. Se aveste dei pallet, dei bancali, del legno molto grezzo da lasciare comunque grezzo, potete utilizzare anche per prima in prima battuta una carta un po' più grossa che toglie via magari le scheggio, quello che vi dà fastidio. Una 60 va bene, un 80, toglie via più facilmente. Man mano che salite, se volete avere la liscezza del materiale, la vellutatezza, vi conviene utilizzare più carte. In questo caso oggi io parto con una 100 per togliere principalmente il fletting che ha sopra questo mobile, questa credenza, e dopodiché cambio. Ma bisogna andare anche per tentativi e per test, bisogna provare. Si prova piano, col motore al minimo, con una carta morbida e si vede come reagisce il legno. Dopodiché si cambia la carta dopo la prima passata e si passa una grana più fine. Io in seconda battuta passerò questa con una 220. Importante, le carte telate, quindi in tela, è vero, costano di più, ma un pezzo di questi dura 4 di questi. Quindi la carta in carta, come questa, prediligetela solitamente per le carte più fini, quelle che sono quasi di lucidatura, la finitura. In prima battuta, quando dovete proprio togliere la vernice, grattare, utilizzate una carta telata. È vero, costa quasi il doppio, ma è tutto un altro paio di maniche. Non si rompe, non si spacca, non rovina la levigatrice. Quindi ricapitoliamo, parto con la carta 100, vi faccio vedere come si pizzica tutto il resto e inizio facendovi vedere i movimenti che vanno fatti su un legno. Perché? Perché non bisogna mai andare contro la vena del legno, non bisogna mai sollecitarlo, scaldarlo, fare abrasioni. Deve essere proprio trattato con molta molta delicatezza, perché il legno grezzo deve essere trattato con proprio leggerezza per evitare che ci siano proprio dei difetti, dei tagli, delle abrasioni che vanno a far notare poi la brutta manualità che abbiamo utilizzato a fine restyling. Qua non si colora, quindi se sbagliate ora si vedrà. Alzo la mia forcella, pizzico la carta. Vi consiglio di andare da un lato a filo, così, dall'altro lato lasciare un po' più di carta che sbordi. Perché? Perché con questo lato andiamo a filo e riusciamo ad andare fino al livello ultimo, al fondo. Per questo vi consiglio anche di utilizzare una levigatrice rettangolare e non tonda. Quelle tonde non fanno per noi, non fanno per il restyling. Andiamo al lato, pinziamo bene, giriamo. Vedete, qua sono sempre a filo. E la inserisco nella seconda forcella. Cercate anche di essere precisi nel taglio della carta. Perché è vero, la carta vetro spesso si può comprare a rotolo, spesso si può comprare anche a metro, c'è un grande risparmio. Ma se la sprecate, 5 cm oggi, 5 cm domani, fa un pezzo di carta, quindi attenzione, parsimonia. Partiamo! Questo è un momento importante, perché è il momento in cui ci rendiamo conto se il legno è legno massello oppure no. In questo caso io lo so, è tutto legno massello, si vede che è legno pieno. Le accortezze che potete utilizzare sono due. A volte basterà girare l'anta e si noterà subito se dentro è truciolato oppure no. Spesso mettono semplicemente un film di legno applicato, ma sotto non è legno massello. Invece in questo caso è puro legno massello. Qui capiamo con che carta lavorare. Se continuiamo ad avere la certezza che il legno massello si continua con un accento, mentre se abbiamo il dubbio che non sia legno massello, basterà tranquillamente prendere una carta più fine. Si può prendere una 150, si prende il motore, si abbassa,
si carteggia più piano e in questo modo non si creano problemi. Mi raccomando, quando ci sono dei film che coprono il legno, quindi un finto legno, attenzione negli angoli, perché negli angoli in cui si usura ed esce fuori il truciolato. Nelle parti piane molto meno. Nelle parti piane è facile carteggiare. Prima porta finita, va veramente moltissima soddisfazione, ve lo assicuro. Vediamo come sta, vediamo se ne vale la pena. Ora ovviamente è legno grezzo, cosa vuol dire? Che deve essere ancora sigillato, protetto. Vediamo poi se farlo con la cera, con l'olio jasmine oppure semplicemente con il nostro nuovo marron glacé, il nostro protettivo leggermente toralizzante color noce. Sicuramente tutti e tre avranno un effetto molto molto moderno, naturale, industriale, perfetto per queste forme. Mi raccomando, importante, tanti a volte mi scrivete e mi dite: Lisa, ma quando devo fermarmi? Perché a me sembra che vada bene, ma magari non va ancora bene, magari sotto c'è ancora del film protettivo o trasparente che non noto. Benissimo, prendete un panno in microfibra, lo strizzate benissimo, proprio strizzatissimo, lo passate, togliendo la polvere vi rendete anche conto se beve, se assorbe, se il colore è omogeneo dappertutto oppure no. Questa sarà la chiave. Passando il pannettino umido, molto strizzato, vi renderete subito conto se la tonalità del legno prenderà tutta lo stesso colore. Cosa vuol dire? Che assorbe tutta in modo omogeneo, quella percentuale di acqua
pochissima, mi raccomando, non si può bagnare troppo il legno perché altrimenti poi si imbarca, però questa leggerissima spolverata vi farà capire se il legno assorbe tutto in modo omogeneo. Se la risposta è sì, vi fermate. Se la risposta è no, e vedete ancora alcune macchie dove da una parte magari si asciuga di più, da una parte di meno, sì, può anche essere la venatura che porta ad asciugare in modo differente, però se più o meno l'assorbenza è quasi tutta uguale, vuol dire che sotto non c'è più del flatting che, diciamo, obbliga la vernice, no, a non assorbire. E quindi siamo omogenei, guardate. Un bellissimo legno grezzo, legno massello, che respira. La prima antina è sempre un test. Ora so come regolarmi sul resto del mobile, quindi continuo con carta 100 e probabilmente mi basterà la carta 100 perché voglio che comunque la texture sia questa, sia proprio bella grezza, di un legno grezzo. Mi raccomando, non si parte dalla struttura, si parte da un'antina, in modo che siamo sempre in tempo a correggere il tiro. Le antine stanno asciugando, ora procedo con tutta la struttura, calma e sangue freddo. Il mio mobile è completamente carteggiato, ultime finiture, tappo i buchi, metto le maniglie, la ciliegina sulla torta, ma soprattutto passo l'olio jasmine. 3 secondi di studio, vi spiegherò la differenza tra cera leggendaria e cera jasmine, l'olio jasmine e marron glacé, il nostro protettivo in vernice. Quindi 3 protezioni differenti per 3 risultati differenti. È importante che voi capiate la differenza tra questi 3 protettivi che danno una protezione differente sia all'usura sia proprio al tatto. Ora però inizio sigillando tutti i buchi con questo riparalegno Bostik, un ottimo prodotto, mi trovo molto bene perché è un bicomponente pronto all'uso, basta semplicemente miscelare appunto i 2 componenti bene con un po' di manualità. Ma è fantastico perché se si chiude bene è sempre pronto all'occorrenza. Nel momento in cui diventa solido, 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 vedete? Nel momento in cui diventa solido e secco è fantastico. L'importante è miscelare bene i componenti. Vedete, ora ci sono 2 colori, poi il colore sarà solo 1. Se non si miscela bene, i componenti non fanno bene grip e non seccano bene, quindi non bisogna aver fretta, bisogna prendere con calma, vedete? I colori sono sempre 2 e miscelare bene, bene, bene. Tappo i buchi, perché siccome cambierò maniglia, con la maniglia messa in modo verticale si potrebbe vedere e non mi piace. Quindi cerco di camuffare il più possibile, prima di proteggere con l'olio jasmine, i buchi esistenti. Man mano che la lavorate vedrete che questa pasta è morbida,
è davvero malleabile. L'importante è miscelare i componenti al 100%. Pallina dentro il buco, schiaccio bene. Metto ancora un po', schiaccio bene in modo da andare a filo. Tolgo l'eccesso. Nel momento in cui sarà completamente secco, darò una leggerissima carteggiatina. Ora lasciamo asciugare. Prima di iniziare a proteggere con l'olio jasmine, mi raccomando, è importantissimo passare un panettino e togliere tutta la polvere. Il mio mobilone è montato. Come vedete, ho messo le maniglie industriali perché voglio che abbia veramente un'area industriale. I piedini sono perfetti per queste maniglie perché hanno proprio una forma affusolata che sembra quella della maniglia. Sono già contenta così, ma con l'olio protettivo, l'olio jasmine che metteremo fra un po', sarà completamente differente, prenderà una tonalità molto calda, molto viva, mi piace molto. Questo fondo ha avuto un cambiamento negli anni. Non è legno mastello, è un pannello di compensato. Sicuramente qua all'epoca c'era una vetrina. Anche perché vedo che c'è un buco qua stuccato, un altro buco qua stuccato, quindi sicuramente c'era una vetrina o altro, però non ho cambiato, si vede già per rimodernare un attimino. E l'hanno lasciato a vista. A me a vista piace, però non questo legno, non con questo colore. È tutto legno mastello e mi spiace lasciare questo pannello a vista ad altezza occhi. Non va. Quindi ho deciso di colorarlo. Voglio un tema industriale, perfetto. Il vintage, Magic Paint, il colore perfetto. È un marrone cioccolatoso, molto bello, molto coprente, e in base a come tu lo applichi, in base a cosa tu lo accosti, cambia totalmente significato. Può essere molto classico usato per un lavaggio, tinge in modo molto elegante, ma invece accostato al legno grezzo, a delle maniglie industriali di ferro come queste, diventa molto molto industrial style. Guardate che meraviglia. È cremosissimo. Quindi coloro il fondo. Finalmente è arrivato il momento di mettere il mio magico jasmine oil. Perché ho scelto jasmine oil invece della cera o del protettivo marron glacé? Perché la cera non tonalizzerebbe quanto l'olio jasmine. Infatti l'olio jasmine ha una colorazione molto particolare, guardate. Vedete? Sembra color noce. Non tinge, ma tonalizza, scalda molto il legno. E io vorrei scaldarlo leggermente. Quindi darò due mani, non una, due, direttamente, di jasmine oil. Primo perché il legno grezzo beve molto e una può non bastare. Secondo perché voglio che si scaldi un bel po', quindi una mano non basta. La cera jasmine o la cera leggendaria sono fantastiche per protezione, ma non tingono, sono trasparenti. Per questo motivo le ho accantonate. Perché invece non ho usato marron glacé? Perché è un bel mobile, tutto pieno in noce, lo voglio tenere nel mio laboratorio e voglio che sia vissuto. Non voglio ricoprirlo di nuovo con una vernice, per quanto sia ad alta usura, per quanto sia un prodotto eccezionale, non è in questo momento il prodotto indicato. Non voglio chiudere il legno con una vernice, non voglio coprire le vene, voglio esaltarle senza tingerle troppo. La soluzione perfetta quindi in questo momento è l'olio jasmine. Mi raccomando, un pennello che utilizzate solo per l'olio. Io tengo sempre il cordino così non mi sbaglio mai. Lo lavo, lo tengo pulito ma col cordino, così non lo uso per altro. E utilizzate una tazza. Ne mettete un po' in modo da non sprecare nulla. Quando avete finito, il botticino rimane sempre intatto. Non schizzate l'olio sul mobile, meglio di no. Partiamo?
Guardate questo legno. Come torna a vivere. Coloro anche il fondale tinto col mio vintage. Se avete dei restyling a bassa usura e volete proteggerli con l'olio, fatelo pure. È bellissimo il risultato. Aspetto mezz'oretta che si asciughi tutto bene, che assorba ben il mio olio jasmine. Tutto il legno deve essere perfettamente omogeneo e asciutto. Dopodiché partirò con la seconda mano di olio. Seconda mano di olio jasmine. Potrebbe non servirvi. Non è detto che tutti i legni necessitino di due mani di olio. In questo caso glielo voglio dare perché in alcuni punti, come vedete, tipo qua, ha assorbito tanto e si è di nuovo schiarito. Cosa vuol dire? Che una seconda mano l'accetta, anzi gli fa molto piacere. Mi raccomando, pensateci bene, perché non è il caso di darla subito. Magari sul chi va là non vi sembra che sia il caso di dare due mani di olio, ma magari il giorno dopo sì. Ricordate, due mani di olio quando c'è un legno grezzo servono, perché nutre tanto e tinge bene. Il mio mobilone è finito. Sono veramente contenta del risultato. Volevo rendere omaggio a questo bel legno grezzo, questo bel legno massello, e dare un po' più di freschezza, un pochino più di modernità. Ora è ancora umido, lo vedete, è ancora tanto vivo perché è ancora molto bagnato, però dovete anche pensare che domani, quando sarà completamente assorbito, sarà bellissimo, colore tenue, tono su tono, asciutto ma vivo. Si vedrà che è molto nutrito e molto felice di aver ricevuto tutte queste coccole con l'olio jasmine. Ricordate sempre che con Magic Paint, anche se amate il legno grezzo, c'è il giusto consiglio, la giusta finitura. Che ci sia bisogno di una cera, di un olio protettivo o di una vernice protettiva, non vi preoccupate, abbiamo un prodotto naturale
studiato su misura per qualsiasi finitura e qualsiasi tipo di legno. Mi raccomando, testate anche gli altri, la cera jasmine, la cera leggendaria e anche il nostro marron glacé in versione satinata e lucida, perfetti per la finitura del legno anche sottoposta ad altissima usura. Al prossimo restyling. Ciao!